Benvenuti nella front page di Roblox. Qua ci stanno la maggior parte dei giochi belli che giocherete tipo la prima volta che aprite Roblox e fate un account. Ci sono ovviamente delle eccezioni tra questi giochi belli, però di base sono tutti giochi che hanno comunque un certo livello di rispetto. Dopo un'introduzione del genere, quello che faremo non è assolutamente andare a giocare a giochi dal front page, perché io non sono uno youtuber serio. Ora, quello che faremo noi è prendere il nome di un gioco famoso, tipo Adopt Me, andarlo a mettere qui e andarlo a cercare negli altri giochi. Cominciamo giocando a Adopt Me. Daily Reward, hai ricevuto 50 di cash. Sono vestito male. E questo è assolutamente un gioco copiato. Ora andiamo a chiedere a qualcuno cosa sta facendo. Ehi, Sofia, Sofia, Sofia. Dove sono i pet? Sofia, dove sono i pet? Dove sono i pet? Dato che non è tutto assolutamente buggato, quello che faremo... Chi vuole essere adottato? Mi sa che... Lauro vuole... No! Ok, questo gioco non funziona. Passiamo al prossimo gioco. Prendiamo Murder Mystery. Copia. Incolla. Murder Mystery 2, Murder Mystery 2. Non serve. Andiamo a cercare Murder Mystery 2. Scrolliamo di sotto perché ci sono tutte le copie. Limitiamoci a giocare a Murder Mystery 3. Che New Mystery Box, ovviamente è tutto copiato perché Roblox non è una piattaforma seria. Vecchissimo, si vede che è uno screenshot, è tagliato ai lati. Abbiamo delle pistole, le classiche gun, ma non ho nessuno. È un corridoio, perché ragazzi, quando io l'ultima volta che ho giocato a Murder Mystery c'erano i corridoi. Purtroppo non sembra che ci sia molto da fare. La console è vuota. Il numero totale di oggetti che sono qua è solamente 200, che è pochissimo. Oh, non è finito Murder Mystery. Non è finito Murder Mystery, ci sono gli zombie, perché questo qua è l'evento di Halloween. Comunque ragazzi, se vi piace questo gioco, il link è in descrizione, perché vi assicuro che se uccidete tutti gli zombie riceverete una Godly gratis. Ve lo dico io che ci ho giocato, sono io il creatore di questo gioco, e vi regaleranno una Godly. Non lo fate davvero, che sto scherzando. Il gioco è finito. Spero che Murder Mystery 2 vi sia piaciuto. Anzi no, Murder Mystery 3, ufficiale di Nihilis. E noi ci vediamo al prossimo gioco. Ok, passiamo al gioco più brutto della front page, che è Brookhaven ovviamente. E vediamo un pochino quale gioco abbiamo. Brookhaven Zombie Invasion. Brookhaven Zombie Apocalypse. Brookhaven Zombie Invasion Roleplay. Ciao ragazzi e benvenuti su Brookhaven. Questa mappa è di un gioco di nome Survive the KFC. No, non sto scherzando. Se cercate Survive the KFC viene fuori sto gioco. Almeno era un gioco vecchio. E ragazzi, mi dispiace se Brookhaven mi piaceva, ma questo qua è il nuovo Brookhaven. Non potete più fare c***o su Brookhaven. E ora dovete limitarvi a salvare il KFC. Non potete più trovare una ragazza, quindi. E non potete più entrare nelle case degli altri. Questo gioco fa schifo al cazzo. Non si fa davvero nulla. I zombie sono fatti male, sono tutti free model. Give away. Sono disgustato dal fatto che qualcuno abbia davvero donato 940 Robux a sto gioco di merda. Adesso dono anch'io 10 Robux, perché se il gioco non è Brookhaven, è un gioco fatto bene. E ora ho donato 10 Robux e sarò qui da... Doniamo un altro 10. No, scherzo, non ho intenzione di donare altro. Questo gioco fa schifo. Ho appena dato 10 Robux al creatore di un gioco copiato. Sì. Mua. Ok, andiamo a vedere Bloxburg invece, perché voglio vedere cosa hanno fatto le persone per non pagare Bloxburg. Eccolo qua. Welcome to Bloxburg. Free. Fatto da Animazione Ciambella. Abbiamo moltissimi face givers. E io mi voglio vestire così. Raga, questo è il nuovo account. Non sarò per sempre così. Abbiamo Chick-fil-A. Abbiamo Spire 1.25. Questo è Bloxburg. Voglio andare al McDonald's. Ciao, benvenuto al McDonald's. Quale vuoi? Un Big Mac senza formaggio. È entrato qualcuno. Oddio, è entrato qualcuno. Uè. Ciao. È confuso. Non sa che fare. Ecco, questo tizio qua è tipo il suo primo giorno su Roblox.
ha cercato Bloxburg perché un amico gli aveva detto gioca a Bloxburg, ma la madre non gli ha dato i soldi e quindi ora è costretto a giocare a Bloxburg Free. E vabbè, io auguro a Zion Mendendo 6 la più grande fortuna del mondo, che la madre gli dia effettivamente i Robux per giocare al vero Bloxburg, e dopo questo lo salutiamo. Lo sto seguendo, probabilmente si sente aggredito. Concludiamo con Pet Simulator, che ultimamente è uscito, Pet Simulator X, che è un gioco schifoso come tutto il resto, non pensate a nient'altro, e andiamo a vedere un pochino cosa possiamo giocare. La terza parte di Pet Simulator 1 e 2, va bene? Vediamo un pochino cosa c'ha Pet Simulator 3. Ah, è un gioco effettivo, dove raccogli... Ma dove sono i pet? C'è della gente che ci sta effettivamente giocando. Ok, compriamo un pet. Test. Abbiamo trovato il pet. Test. Mettiamo il pet. Test. Prendiamo lo shiny. Dobbiamo avere 10 pet uguali per fare uno shiny. E vabbè. Questo è il futuro di Roblox. Questi saranno tutti i giochi di Roblox che vedete tra 30 anni. Spero che vi piaccia, perché non si può tornare indietro. Che comunque non so se avete visto il nuovo trailer di Roblox, ma c'è letteralmente il trailer di Roblox di come vogliono renderlo nel futuro. Ecco, c'è proprio questo video ufficiale di Roblox dove ti fanno vedere questo abominio. Questo è il futuro di Roblox, è proprio il canale ufficiale di Roblox e vogliono renderlo così. E se voi fermate quando cambiano i vestiti c'è questa roba. E io non so più dove andare. Roblox non è più... Ecco ragazzi, Roblox non sarà più così, ma sarà così. L'online dating sarà molto più facile. Potete andare a fare le vostre cose su Bloxburg in modo molto più semplice e fare nel frattempo facce così. L'ultimo gioco copiato che andremo a cercare oggi facciamo che è... Vediamo invece Arsenal cosa contiene di nascosto. Quali belle copissime di Arsenal possiamo trovare. Eccolo qua, Arsenal Summer Update. L'ultima volta che stavo aggiornato è un anno fa, quindi summer dell'anno scorso. Vediamo un pochino Fagioli Bagnati cosa ha creato per noi. Non è Arsenal questo. Questo è Moon Tycoon 2. Possiamo comprare la nostra statua per una settimana per 1000 Robux. Ho speso già 10 Robux prima, mi basta. Però non era questo qua quel cercavamo. Quindi cerchiamo un'altra volta un Arsenal, che però stavolta sia davvero una copia di Arsenal e non un tycoon, che sembra anche fatto benino. 1v1 su Arsenal. Arsenal gioco. Benvenuto al gioco di Arsenal. Divertiti nel nostro gioco adesso, perché puoi combattere, ma devi aspettare gli altri giocatori per combattere. Quindi devi avere degli amici. Metti like, segui e metti preferito, così almeno possiamo fare felici nuove persone. Va bene, vediamo com'è Arsenal Game. Speriamo che non c'è davvero bisogno di giocare con qualcun altro, perché altrimenti non ho assolutamente amici. No, bisogna aspettare qualcun altro. Ok ragazzi, abbiamo trovato Arsenal 2. Questo è un gioco come Arsenal. Divertiti ed entrate nel gruppo. Non so quale gruppo, però divertiamoci a giocare ad Arsenal 2. Che è come Arsenal, eh? È come Arsenal. Si dice che non è come Arsenal, sbagli. Perché questo gioco è come Arsenal. Io non vedo Arsenal. È come prima. È come il gioco quello là di Bloxburg con gli zombie. Solo che non c'è assolutamente nessuno. Questa mappa probabilmente è copiata, ragazzi. Quindi su gioco è come Arsenal. Non so più che dirvi. Dato che sto gioco fa schifo, il video finisce qui. Addio.